portandola dentro a una scuola, che ha avuto anche la cortesia di coinvolgere altre scuole, questo mi fa ancora più piacere, nell'ambito di un progetto che avete visto come è nato, fra l'altro l'altro che avete visto è stato fatto proprio appositamente per questo, l'ho già visto alcune volte e lo trovo sempre più bello, se penso che l'hanno fatto dei ragazzi come voi, vedo un grande futuro per il nostro paese. L'idea appunto è nata da una constatazione che l'istituzione corte costituzionale non è molto conosciuta, non è conosciuta come potrebbe essere, e come forse sarebbe opportuno, è necessario che lo fosse. È nata anche da una riflessione interna alla Corte che si è resa conto che qualche cosa doveva cambiare anche nella sua relazione con il paese, con l'opinione pubblica, in particolare con i giovani. La Corte è sempre vissuta un po' come un'istituzione ritirata, riservata, silenziosa, un po' perché questo si intona al suo ruolo di organo super partes, cioè di organo imparziale, di organo lontano dalla agone della vita politica, di organo chiamato a prendere, lo vediamo poi meglio fra un momento, decisioni importantissime, decisioni che incidono e si sovrappongono a quelle del Parlamento, per esempio, che è il massimo luogo di espressione del popolo, della rappresentanza popolare. E quindi un atteggiamento riservato, silenzioso, appartato, lontano, no? Anche fisicamente a Roma, dal Palazzo della Corte. Non so se c'è una fotografia, forse no. Sì, eccolo qua. Si vede solo il palazzo, che è poi quello che si vedeva anche nel filmato, ma sta in alto, sta vicino al Quirinale, si affaccia sulla stessa piazza del Quirinale. E questo sia per il Quirinale sia per la Corte sta ad esprimere anche appunto un modo di stare lontani dai palazzi della politica che stanno più sotto il Parlamento, dove la Camera dei Deputati e il Senato poi. Però ci siamo anche detti che in tempi come i nostri, nei tempi nei quali, voi lo sapete benissimo perché siete grandi frequentatori della rete, dei mezzi di comunicazione, dei social, nei tempi nei quali si esiste in quanto si comunica, in quanto si è presenti nella scena della comunicazione, ebbene anche la Corte doveva fare questo piccolo sforzo di aprirsi, di essere più trasparente, di essere più, come dire, anche umile nel farsi conoscere. E così si sono intraprese alcune iniziative, fra le quali una forse la più bella, nata appunto da una collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, è questa della quale voi siete oggi protagonisti, cioè i giudici, questi 15 giudici, poi in questo momento siamo solo 14, perché siamo solo 14? Perché come è stato detto prima nella prima intervista con il Presidente Grossi, i giudici della Corte dovrebbero essere 15, 5 eletti dal nominati dal Presidente della Repubblica, io sono una di quei 5, 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, quindi Camera e Senato che siedono insieme, 5 sono eletti dalle supreme magistrature. Allora, mentre il Presidente della Repubblica fa sempre molto tempestivamente il suo dovere, anche perché è un dovere che assolve in solitudine, i giudici scelti dal Presidente della Repubblica sono frutto di una scelta autonoma del Presidente, quindi il Presidente deve mettersi d'accordo soltanto con se stesso. Nel caso dei 5 giudici scelti dai giudici, 3 dalla Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti, si può dire la stessa cosa quanto a tempestività di nomina. Quando scade il componente che deve essere sostituito, questi organi si riuniscono, organizzano le elezioni ed eleggono il giudice del caso. Per il Parlamento la questione è molto più difficile perché è richiesta una maggioranza molto alta, 2/3 dei voti nelle prime 2 elezioni, poi il quorum scende ma di poco a 4
molto al di là della maggioranza, e voi vedete quanto è difficile trovare una maggioranza anche semplice, no? Come è difficile, per esempio, fare un governo, trovare la maggioranza necessaria per eleggere il giudice costituzionale non è sempre facile. D'altro canto, questa maggioranza corrisponde proprio all'esigenza, a quale esigenza? L'esigenza che il giudice non sia, voluto solo da una parte politica, ma sia sentito come un giudice che raccoglie la fiducia di una grande maggioranza o raccoglie il voto di una grande maggioranza del Parlamento. In questo momento, come vi dicevo, siamo in 14 perché uno dei 5 giudici che devono essere eletti dal Parlamento ha finito il suo mandato già da tempo, da quasi 2 anni, e il Parlamento però, pur avendo votato varie volte, non è mai riuscito a raggiungere la maggioranza per sostituirlo. Allora, torniamo ai nostri 14 giudici che girano l'Italia nelle scuole, e ovviamente non tutte le scuole d'Italia, ma tutte le città d'Italia, si è individuato un percorso, si sono individuate una serie di sedi, no? Capoluoghi di regione, nel nostro caso capoluoghi delle 2 province autonome, e i giudici se li sono divisi e hanno intrapreso questo percorso, del quale siamo felicissimi, perché la risposta è stata una risposta davvero entusiasmante, straordinaria, grande partecipazione, grande interesse, ma grande arricchimento per noi, perché io vengo dall'università, ho fatto per 20 anni il professore universitario, e dico che la cosa più bella del mio lavoro era avere i contatti con voi, i contatti con i giovani, e questo normalmente appunto ci manca, non è un ambiente propriamente giovanilissimo, ma soprattutto non abbiamo contatti diretti con i giovani. Per cui tornare per me e affrontarlo per la prima volta per altri colleghi che non avevano questa dimestichezza da prima è stata una grandissima esperienza, un'esperienza di grande arricchimento. Bene, questo come premessa alle cose che vi voglio raccontare, che poi sono cose, come dire, che avrebbero un obiettivo, mirerebbero a un'aspirazione, cioè che voi capiste bene qual è il senso di questa istituzione, che cosa facciamo, e la rispettaste e amaste come una delle istituzioni che caratterizzano questo nostro sistema, che è un sistema nel quale possiamo bene dire che abbiamo la fortuna di vivere, perché è un sistema che ci garantisce, che ci protegge, che è coordinato e che purtroppo non tutti hanno. Quindi anche capire che questo sistema, che è nato da un momento di grande sofferenza, no? da resistenza che ha preceduto l'elezione dell'Assemblea Costituente, la quale ha prodotto la Costituzione, bene, questo è importante, rinnovare sempre questa consapevolezza. Tenete presente che tutto questo si inquadra anche in una ricorrenza, quest'anno sono i 70 anni dell'entrata in vigore, l'approvazione è avvenuta nel 1947, la Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, quindi siamo a 70 anni di vita lunga e vorrei dire molto soddisfacente vita della nostra Costituzione. Sono invece i 60 anni che sono stati 2 anni fa l'esistenza della Corte Costituzionale, e poi vi spiego perché c'è un iato fra nascita della Costituzione e avvio della Corte Costituzionale, che pure era prevista in Costituzione. E poi un'altra ricorrenza, che negli accordi con il pubblico ministero ci siamo entrambi, Corte e Ministero, impegnati a ricordare, invece non allegra, triste, che sono gli 80 anni dall'approvazione delle leggi razziali. Cosa c'entra tutto questo? Cerco di mettere insieme queste 3 cose. Allora, la Costituzione viene elaborata dall'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente fu un'assemblea eletta direttamente dal popolo, subito
dopo la fine della guerra, e quindi in funzione del ripristino della democrazia nel nostro paese dopo la tragedia del regime fascista, della guerra e di tutto quello che aveva portato con sé. L'Assemblea Costituente fu eletta con la prima votazione libera dopo la guerra, e la grande novità stava naturalmente nel fatto che erano le prime elezioni libere, ma stava anche nel fatto che per la prima volta votavano nel nostro paese le donne. Quindi immaginatevi, adesso sembra una cosa quasi inimmaginabile, no? Che ci fosse una fetta così grande, più della maggioranza della popolazione, la maggioranza della popolazione, che non poteva partecipare alla vita politica istituzionale del paese, perché per la prima volta lo fece. Quindi questo anche è significativo. Poi, non solo le donne votarono, ma votarono attivamente, ma furono anche votate, e quelle erano, sono quelle che vedete nella slide qua dietro, sono le 21 donne che hanno partecipato ai lavori per la formazione della Costituzione. La Costituzione prevede la Corte Costituzionale. Prima non esisteva una Corte Costituzionale, ed anzi anche nel panorama internazionale le corti costituzionali erano praticamente degli animali sconosciuti. Era stata teorizzata da un grande, l'esistenza della Corte Costituzionale, da un grande giurista austriaco, Hans Kelsen, nei suoi studi in Austria. Si era introdotto un organismo che avrebbe dovuto corrispondere a quel modello, ma diciamo non c'erano le corti costituzionali europee che conosciamo adesso. Una funzione di corte costituzionale l'aveva già assunta negli Stati Uniti la Corte Suprema, ma quella è tutta un'altra storia che lasciamo sullo sfondo. Quindi viene introdotta nella Costituzione italiana la Corte Costituzionale, poi questo modello sarebbe stato assunto da altre costituzioni d'Europa, di fatto oggi nell'Unione Europea è quasi una condizione per essere ammessi di avere una Corte Costituzionale. Qual è il senso, il significato della presenza della Corte? La Corte è disciplinata in un pezzo della Costituzione che si intitola Garanzie Costituzionali. Garanzie Costituzionali. La Costituzione è questo atto con 139 articoli che ricordava il Presidente Grossi, con dentro tutti questi articoli uno può avere le sue preferenze, avete capito che forse il preferito di tutti è l'articolo 3, quello sull'uguaglianza, primo e secondo comma, poi vediamo. Ma la prima cosa che dobbiamo ottenere, perché è una cosa tecnica ma molto importante, quando parliamo di Costituzione è ricordare che la Costituzione è una legge che sta sopra le altre leggi. Si dice Costituzione rigida, cosa vuol dire? Vuol dire che non può essere cambiata dalle leggi ordinarie. Se il Parlamento perciò fa una legge, quella è una legge ordinaria, quella legge deve rispettare la Costituzione. E se non la rispetta, che cosa succede? Se non la rispetta, è una legge costituzionalmente illegittima. Ma chi può dire che una legge è costituzionalmente illegittima? La Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale viene chiamata anche il giudice delle leggi, perché in effetti la Corte Costituzionale di regola non si occupa delle singole controversie, dei singoli reati, delle persone che litigano fra loro, delle persone che hanno problemi di accertamento dei loro diritti, che sono compiti affidati. La risoluzione di tutte queste questioni sono, è un compito affidato ai giudici, tribunali, le corti d'appello, la Cassazione, il TAR, il Consiglio di Stato, la Commissione Militare, tutti i giudici, e il nostro sistema sono articolati secondo alcuni modi previsti anche in Costituzione. La Corte non si occupa di quei casi, la Corte viene chiamata in causa da quei giudici, tutti quelli che hanno quando questi giudici nel decidere dei casi che sono
14 dubitano sia in contrasto con la Costituzione. Vengono anche chiamati in questo contesto i giudici come i gatekeepers, no? I guardiani dei cancelli, sono quelli che sono posti a controllare la strada di accesso alla Corte Costituzionale. Se un giudice si trova a dover applicare una legge per risolvere una questione e dubita che quella legge sia incostituzionale, magari non dubiti, è convinto lui anche, insomma la questione è che deve essere dubbio, il giudice non può fare nulla rispetto alla legge, può solo sospendere il processo e chiedere alla Corte Costituzionale che si pronunci sulla costituzionalità di quella legge. Quindi per questo la Corte Costituzionale viene chiamata il giudice delle leggi. Ma torniamo al punto di prima. Abbiamo detto la Costituzione del 48, che è una Costituzione rigida che non può essere cambiata dalle leggi ordinarie, prevede appunto a tutela, garanzia della sua rigidità, del fatto che non è, poter essere violata da leggi ordinarie del Parlamento, prevede la Corte Costituzionale. Ma non è che tutti fossero contenti nel 47 quando in Assemblea si elaborò la Costituzione, che venisse previsto in Costituzione un organo nuovissimo di questo tipo. Perché non erano contenti? Ma perché a qualcuno strideva il fatto che le leggi del Parlamento, cioè le leggi frutto della volontà della sovranità popolare, perché il Parlamento è l'organo che esprime direttamente il popolo, no? Ci sono gli eletti del popolo e la maggioranza del Parlamento esprime la volontà del popolo. Ebbene, questa volontà del popolo può essere sindacata, può essere controllata da un giudice così, nominato nel modo che avete visto, che vi ho detto, una nomina che certo ha un collegamento con la sovranità popolare, ma lontano, un giudice tecnico, perché siamo tutti giuristi, non politici, un giudice, lo ricordava prima il professor Amato, il presidente Amato, un giudice che non deve rispondere a nessuno, noi non rispondiamo a nessuno, noi siamo nominati o eletti, ma poi stiamo lì, non dobbiamo rispondere a nessuno, stiamo lì per 9 anni, no? Dura 9 anni la nostra carica, dopodiché non siamo rinnovabili, quindi non è che possiamo preoccuparci di essere rinnovabili, quando è finita, abbiamo tutta una serie di garanzie molto importanti e consistenti che sono proprio a presidio della nostra indipendenza. Ebbene, torniamo all'Assemblea Costituente, qualcuno avrebbe potuto dire che di fatto ha detto, anche persone importanti che si direbbero, ma perché dobbiamo mettere in mano un organo di questo tipo, non eletto, che non rappresenta in fondo nessuno, le nostre leggi, cioè il prodotto della nostra volontà, il prodotto della volontà della maggioranza, della volontà popolare? Ma è proprio per questo che nascono le corti costituzionali, proprio perché si sa, e lo si sa sulla base dell'esperienza, che non sempre la maggioranza della volontà popolare è la cosa più giusta, cioè che ciò che decide la maggioranza è la cosa più giusta. E qui non è che per forza ciò che sta in una legge è una scelta, è frutto di una scelta di per sé giusta. Certo, verrebbe da dire che normalmente quando si arriva a una decisione attraverso il criterio, che è il criterio poi della democrazia della maggioranza, quella decisione esprime qualche cosa di tendenzialmente buono e giusto, ma questo non è necessariamente. Anche è stato detto nelle interviste che avete sentito, a volte la maggioranza prende delle scelte perché vuole favorire gli elettori, vuole corrispondere alle loro esigenze, si è alla ricerca di consenso,
perché la parte più forte pretende di far valere comunque le sue ragioni, anche magari contro i principi di uguaglianza, di ragione, di democrazia. Le leggi delle quali si ricorda l'80, no, quella che diceva lì, l'ottantesimo, sì, sì, quello lì, no, questo decreto, vedete, questo è un decreto legge del 38, che fa parte di questo pacchetto delle cosiddette leggi razziali. E le leggi vergognose, orribili, terribili. Guardate il comando, qualsiasi ufficio di impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da... non possono essere ammesse persone di razza ebraica. Questa è una legge fatta dal Parlamento italiano, dal Parlamento fascista. Ah, allora, i grandi totalitarismi del secolo scorso sono spesso nati da scelte della maggioranza. E l'idea delle costituzioni con l'enunciazione dei loro valori e l'idea di istituire un giudice, un'istanza, un organo che controllasse la conformità della volontà della maggioranza a quei valori, a quegli ideali che sono ritenuti non negoziabili, non inviolabili, quei diritti ritenuti inviolabili, questo è il senso della esistenza della Costituzione e della resistenza della Corte Costituzionale. L'idea che a volte la maggioranza sbaglia è che è necessario ricondurla a quegli ideali, a quei valori, a quei diritti che sono quelli fondativi di una certa società, non modificabili, non negoziabili, non violabili ovviamente. Questo è il senso della esistenza della Corte. Questo spiega anche perché la Corte sia partita un po' in ritardo, vi ho detto, prevista nella Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio del 48, la Corte Costituzionale, avvia la prima sentenza della Corte Costituzionale è del gennaio del 1956, quindi 8 anni dopo. Perché tanto ritardo? Ma perché quelle resistenze che c'erano state anche nell'Assemblea Costituente, l'introduzione di un organismo di questo tipo, si manifestavano poi nel momento in cui lo si dovette istituire in concreto. E questo giustificò quel ritardo. Le forze politiche non è che la vedessero molto favorevolmente, non tutte. E anche lì, per chi studia storiche, è interessante sottolineare come poi ci fu un gioco delle parti. All'inizio fu una certa parte che aspirava a diventare maggioranza, che non voleva la Corte, poi quando quella parte si rese conto che era minoranza e che la Corte invece sarebbe stata molto utile per garantirla, si attivò perché questa istituzione si concretizzasse. Insomma, morale, nel 1956 la Corte Costituzionale fu istituita, si insediò in quel bel palazzo che avete visto e cominciò a fare le sue pronunce. E fu straordinariamente coraggiosa, perché la Corte avrebbe potuto interpretare in modo molto, come dire, trattenuto il suo ruolo, e invece la Corte immediatamente lo interpretò. Si posero all'inizio il problema, ma le norme della Costituzione sono norme programmatiche o direttamente vincolanti? E qualcuno dice, no, sono norme programmatiche, si dovrà col tempo, e la Corte dice, no, quelle sono norme vincolanti, se quella legge contrasta, se questa legge che viene sottoposta contrasta con quelle norme, io quella legge la dichiaro illegittima e dal giorno dopo quella legge non si applica più. Poi si disse, ma solo per le leggi nuove? Solo per le leggi nuove di questo Parlamento o anche per le leggi vecchie vanno il controllo della Corte? E la Corte disse subito, no, io tutte le leggi di vigore le controllo. E fece cominciò un enorme lavoro di ripulitura dell'ordinamento dalle leggi prodotte nel periodo fascista. E dal 1956 a oggi la Corte ha
ha prodotto migliaia di pronunce e non poche di queste migliaia di pronunce, tutte molto importanti, perché ripeto, le sue pronunce hanno d'oggetto le leggi, poi anche qualche altra funzione che vi dico, ma io vorrei soprattutto che ci concentrassimo su questa, perché questo è il connotato caratterizzante della cosa. Alcune di queste pronunce hanno cambiato la nostra vita, hanno cambiato la nostra società, hanno incalzato il legislatore che non faceva cose che doveva fare, avrebbe dovuto fare, che la Corte non può fare, perché la Corte non può legiferare positivamente, può solo intervenire su leggi che ci sono, dichiarandole illegittime. Però in alcuni casi la Corte, che è una Corte che tutela diritti, e a volte i diritti sono lesi non solo da leggi che ci sono, ma da leggi che mancano, per esempio. E quindi la Corte ha incalzato il legislatore a intervenire, a regolare certe materie. È stata ricordata la legge sull'adulterio, ma mille altre leggi potrebbero essere ricordate che hanno reso concreti i principi costituzionali che il legislatore stentava a rendere concreti. Tantissime, per esempio, per quel che tantissime pronunce che riguardano la parità fra uomo e donna, la parificazione dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio, la tutela dei lavoratori, l'uguaglianza. Nell'articolo che è stato tanto ricordato, i due poli, il primo è quello dell'uguaglianza formale, tutti sono uguali, va bene, ovvio che sono uguali, di quella legge che abbiamo visto prima sulla razza, è una legge che è intollerabile alla luce del primo comma dell'articolo 3. Ma poi c'è il secondo comma, che è il comma dell'impegno della Repubblica. La Repubblica è impegnata, è il suo compito rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Qui questo secondo comma tiene conto delle differenze sostanziali, delle differenze di partenza e impegna la Repubblica a rimuovere. Questa è stato detto due volte nel filmato. È anche l'articolo che esprime il principio di ragionevolezza, di ragione, che è anche un principio che noi applichiamo spessissimo nel nostro controllo. Una scelta legislativa non può essere manifestamente irragionevole, perché se è manifestamente irragionevole è in contrasto con il principio di ragione che è espresso nella Costituzione. E è espresso in particolare in questo articolo, perché questo articolo, vedete, esprime l'idea che c'è disuguaglianza non soltanto quando vengono trattate in maniera diversa situazioni uguali, ma anche quando vengono trattate in modo uguale situazioni diverse. Perché se io tratto in maniera uguale la situazione dello studente meritevole e privo di mezzi alla quella dello studente meritevole e non privo di mezzi, io commetto un atto. Tengo un comportamento irragionevole, perché in base all'articolo 3, secondo comma, è compito del legislatore riequilibrare questa situazione di differente punto di partenza fra lo studente parimenti meritevole, ma diverso dal punto di vista dei mezzi che ha a disposizione. Questa è la logica del principio di ragionevolezza che sta dentro. La Corte Costituzionale quindi ha questa funzione di esaminare le leggi. Quando ci arriva una questione, sapete che di recente, negli ultimi anni, la Corte si è pronunciata due volte sulle leggi elettorali, prima sulla legge elettorale cosiddetta Porcellum e di recente sulla legge elettorale cosiddetta Italicum. E mi è capitato spesse volte di sentire anche alla televisione importanti giornalisti che dicevano ma sta Corte Costituzionale poteva anche dirlo subito che erano incostituzionali queste leggi o che erano alcune parti incostituzionali. Evidentemente quel grande giornalista non sapeva, come invece voi sapete, e cioè che la Corte non può andare lei a prendersi le leggi. La Corte deve aspettare che qualche giudice
le ponga la questione di costituzionalità della legge e solo allora può esaminarla. Non solo, ma può esaminarla solo negli stretti limiti in cui il giudice le pone la questione. Se il giudice dice la legge contrasta con l'articolo 97 della Costituzione e secondo la Corte non contrasta con l'articolo 97, ma secondo la Corte contrasterebbe con l'articolo 3, ma il giudice non gliela vede. La Corte deve fermarsi e deve dire la questione è infondata in relazione all'articolo 97 della Costituzione, così come gliela posto il giudice. Quindi vedete che è un potere anche molto limitato e circoscritto ai termini della questione in cui la questione le viene posta dal giudice. Spesso la Corte si trova a doversi confrontare con scelte di merito che spettano al legislatore. Cioè il grande, come dire, forse l'aspetto più delicato di questa attività di controllo delle leggi sta nella necessità da parte della Corte di rispettare sempre il ruolo del legislatore. Cioè gli atti prodotti dal Parlamento, le leggi, possono essere sindacate, ma la Corte non deve mai spingersi oltre quello che è lo stretto confronto fra la legge e la Costituzione, e mai sostituirsi al legislatore nella sua scelta. Vi faccio un esempio, perché così è più chiaro, di una questione che ci è capitata recentemente, molto delicata. Spesso alla Corte arrivano questioni molto delicate sul piano etico, bioetico, anche perché i temi bioetici sono sempre molto nuovi e incalzanti. Fra poco ci dovremo occupare del caso Cappato, in cui è stata sottoposta la questione della costituzionalità di un certo articolo del codice penale che prevede, punisce l'istigazione al suicidio e l'assistenza al suicidio. Ma questa è una questione della quale ci occuperemo, quindi non ve ne voglio parlare, solo per dirvi di che tipo di questioni anche ci occupiamo. Ma una che abbiamo deciso, invece ve la posso raccontare, è anche come l'abbiamo decisa, perché credo che esprima bene quello che cercavo di dire prima. Allora, noi abbiamo una legge sulla fecondazione medicalmente assistita, una legge che aiuta le persone a poter avere figli quando ci sono dei problemi fisici che lo rendono difficile o impossibile. Questa legge, molto discussa, è stata colpita in varie parti da sentenze della Corte Costituzionale negli anni passati. Un paio d'anni fa è arrivata alla Corte la questione dell'utilizzo degli embrioni non impiantati, cioè per la fecondazione assistita vengono prodotti degli embrioni, quelli che non vengono impiantati sono destinati, non hanno una destinazione. Un giudice ci ha posto il problema della incostituzionalità di quella legge nella parte in cui non prevede che quegli embrioni possano essere utilizzati per la ricerca scientifica. In sostanza, il problema è perché quegli embrioni non possono essere utilizzati per la ricerca scientifica, visto che non vengono utilizzati per nulla. È costituzionale la legge nella parte in cui non prevede questa possibilità? Una questione molto delicata, perché è evidente che l'embrione non è semplice materiale biologico. Qui ci possono essere sensibilità, convinzioni molto diverse sulla natura, la sostanza e i caratteri della protezione necessaria degli embrioni. E la Corte ha molto discusso su che cosa fosse opportuno fare. Ma sapete qual è stata la decisione alla fine? La decisione alla fine è stata che questa è una scelta molto politica che non spetta alla Corte Costituzionale, ma spetta al legislatore, perché
chi è il legislatore, chi è in grado di tradurre al meglio la sensibilità della collettività nazionale, perché si tratta di un sentire più o meno comune. E non era giusto, secondo la Corte, prendere essa questa decisione che spetta al legislatore. Naturalmente, se il legislatore poi non fa niente per un anno, non fa niente per due anni, non fa niente per 10 anni, adesso l'esempio degli embrioni è un esempio un po' particolare, ma ce ne sono degli altri, per esempio quello del cognome materno, che anche vi dico e poi mi fermo, cioè, a un certo punto la Corte deve fare un po' di più che semplicemente invitare il legislatore a provvedere. Quello del cognome materno è una questione anche istruttiva, sempre per darvi l'idea di questa dialettica fra Parlamento e Corte Costituzionale. Sapete che in Italia il cognome trasmissibile al figlio è solo quello del padre, e questo, l'Italia è ormai uno dei pochi paesi in cui questo accade, questa, la normativa dalla quale si ricava questa regola è stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale già negli anni 80, e già allora la Corte aveva detto: ma non va bene, insomma, il legislatore cerca di provvedere a risolvere questo problema, che è una chiara discriminazione, perché è una discriminazione in base al sesso, perché la madre non può trasmettere il suo cognome, ed è anche una lesione della dignità del figlio che potrebbe aspirare ad avere nel suo cognome la traccia di tutta la sua, delle sue origini. Nel 2006 la questione è ritornata alla Corte Costituzionale, di nuovo un giudice ha posto alla Corte Costituzionale il problema di costituzionalità di questo regime, e la Corte Costituzionale a quel punto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa italiana nella parte in cui non prevede la possibilità anche per la madre di trasmettere il suo cognome. Però ha detto nel 2006 la Corte, però siccome questa situazione può essere rimediata in tantissimi modi, si può prevedere che si aggiunge il cognome materno, si può prevedere che si sostituisce il cognome materno a quello paterno, cioè, ci sono molte possibilità di risolvere la questione del nome da assegnare, della possibilità di assegnare il nome materno al figlio. E ha detto la Corte: questo spetta al legislatore, io non mi posso sostituire adesso. Per 10 anni il legislatore non ha fatto niente, non ha fatto niente neanche adesso. Insomma. Nel 2016 ritorna per la terza volta la questione della Corte. Appunto, la Corte si è posta il problema di che cosa fa, e non può continuare soltanto. Il caso che ci si era posto era quello di un padre e di una madre, i quali d'accordo chiedevano di aggiungere al cognome del figlio anche quello della madre. Cognome del padre, anche quello della madre. E la Corte ha dichiarato incostituzionale la normativa italiana che prevede la regola del solo cognome paterno, nella parte in cui non prevede almeno che, qualora entrambi i genitori siano d'accordo di assegnare anche il cognome materno al figlio, non lo consente. Vedete, una soluzione piccola, però un segnale per dire: insomma, io qualche cosa a questo devo fare. Credo di avere consumato i miei 40 minuti e mi fermerei qui, lasciando eventualmente spazio alle domande se è previsto. Buongiorno professoressa De Beatris, volevo chiederle perché fra tutti gli articoli della Costituzione il lavoro viene messo così in primo piano, quindi proprio ecco, questa è la mia domanda. Perché sì, immagino che lei fa riferimento all'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, perché l'idea del costituente, ma l'idea fa parte di un tipo di società come è la nostra, il lavoro non è soltanto il modo per guadagnarsi da vivere, ma è il modo per
Infatti nella Costituzione poi ci sono molti articoli che tutelano il lavoro e lo configurano anche come un diritto. Qui ci vorrebbe un collega dislavorista che potrebbe spiegarle meglio di quanto non riesco a spiegare io il senso proprio di questa primarietà del lavoro nella Costituzione. E io posso anche immaginare che dietro la sua domanda, dietro la domanda che potrebbe essere fatta da molti di voi, c'è anche la domanda molto impellente di tutti i giovani del nostro paese che hanno il grande problema di trovare un lavoro, di avere un lavoro, di avere un lavoro anche adeguato e proporzionato all'impegno con il quale si sono preparati per entrare alla vita. Quindi ci deve essere anche questa preoccupazione in chi fa le grandi scelte politiche del nostro paese, ma anche in chi decide le questioni che ci vengono sottoposte. E utilizzo la sua domanda per sottolineare un aspetto che forse non ho, cioè sicuramente non ho sottolineato e che forse invece è opportuno che voi abbiate presente. Vedete, quando la Costituzione viene chiamata a decidere sulla costituzionalità di una legge in relazione alla tutela di un certo diritto, la Corte Costituzionale sì, certo, si deve occupare di quel diritto e deve tenere presente come diciamo, stella polare quel diritto per decidere la questione, ma non deve mai dimenticare che quel diritto vive nella Costituzione insieme a tanti altri diritti, cioè la Costituzione contiene una pluralità di valori e una pluralità di diritti che devono convivere fra di loro. Perché ho sottolineato questo aspetto in relazione alla sua domanda sul lavoro? Perché vede, molto spesso i diritti che sono nella Costituzione vivono insieme, ma anche vivono insieme conflittualmente. Una grande sentenza di qualche anno fa, mi sembra del 2014, della Corte Costituzionale, ha proprio tenuto presente quello che lo sto dicendo in relazione al diritto del lavoro. Mi riferisco alla sentenza ILVA, cosiddetta ILVA. ILVA è quell'acciaieria, una grandissima acciaieria di Taranto che dà lavoro a tantissimi operai, quindi è la loro condizione di vita e la condizione di vita delle loro famiglie, che dato gravi problemi dal punto di vista dell'inquinamento ambientale e quindi della tutela della salute e della tutela dell'ambiente, la salute dei lavoratori ma anche la salute degli abitanti di quella zona. In quell'occasione il giudice cioè il giudice che aveva posto la questione, il giudice del Salento, un giudice pugliese, aveva posto la questione della legittimità costituzionale di una certa legge che prevedeva, garantiva la vita dell'acciaieria, in quanto lesiva dell'articolo della Costituzione che tutela la salute. E aveva detto quel giudice, quello alla salute è un diritto assoluto, inviolabile, che non può avere compressione di nessun tipo a tutela di nessun altro valore. In quella bellissima sentenza la Corte Costituzionale invece disse no, il diritto alla salute è un diritto assolutamente inviolabile, ma quando esso viene a confliggere con altri diritti e interessi previsti in Costituzione, e in quel caso il diritto confliggente era tragicamente il diritto al lavoro, la soluzione non sta nella massimizzazione del diritto alla salute con il sacrificio totale del diritto al lavoro, ma sta, e questa è la parola magica di quasi tutte le nostre decisioni, sta nel bilanciamento fra i due diritti. Cioè il lavoro delle corti costituzionali è in massima parte un lavoro di bilanciamento. Quasi mai la corte è chiamata a dare un giudizio di
totalizzazione, di massimizzazione degli interessi, quasi sempre è chiamata bilanciata. Anche l'esempio che facevo prima della embrioni e ricerca scientifica, ovviamente la tutela dell'embrione è un valore, possiamo anche ritenere che l'embrione non sia una forma di vita che ha la stessa protezione che l'articolo 2 della Costituzione alla persona umana, ma comunque ci poniamo il problema della sua protezione, della sua dignità. Dall'altra c'è un altro valore che è molto importante, quello della ricerca scientifica, che a sua volta può poi produrre effetti che tutelano la vita, no? Perché dalla ricerca nascono le farmaci, nascono le possibilità di cura. Ecco, il lavoro è sempre quello del bilanciamento. In quel caso il bilanciamento, la Corte Costituzionale ha detto, lo deve fare il legislatore, perché è il suo lavoro, no? Nel caso dell'IRVA, perché si trattava di decidere di una scelta che già il legislatore aveva fatto, la Corte Costituzionale ha detto vanno bilanciati, non è ragionevole il bilanciamento che ha fatto il legislatore. Buongiorno. Lei ha nominato, stiamo parlando dell'articolo 33, la libertà della scienza e della conoscenza. Ecco, io volevo chiedere in che modo questo può essere conciliabile, se lo è, con il fatto che in Italia è vietato ad esempio condurre ricerche nel campo dell'ingegneria genetica alimentare, quindi si parla ad esempio di OGM, e se è stata mai interpellata la Corte Costituzionale riguardo a questo e in caso a quale esito si è arrivati. Sì, certo, la ricerca scientifica è tutelata e io stessa nella per firmato, non ricordavo, come vi ho detto, stata Tatiana in questa simile a queste temi. Non mi pare che la Corte si sia mai pronunciata sul tema degli OGM. Ho in mente invece sentenze interessanti della Corte di Giustizia europea su quel tema, la Corte di Lussemburgo. Non ho neanche in mente come una norma possa, no, probabilmente si potrebbe arrivare a una norma che pone un divieto e che quel divieto venisse sindacato alla luce dell'articolo 33, però non mi risulta che sia nella mia memoria, non mi risulta che sia mai intervenuto. Invece le sentenze della Corte di Giustizia ce le ho presenti, ma diciamo che anche in quel caso è stato fatto un bilanciamento. Buongiorno, io volevo chiedere se per caso, a suo parere, pensa che in un futuro, si spera un prossimo, la Corte Costituzionale potrà avere più membri, magari al posto di 15, una ventina o magari anche di più, e se, anche se a suo parere, se magari un giorno potrà avere, questo organo potrà ampliare effettivamente i suoi poteri e quindi si riuscirà a fare da svolgere più compiti. Allora, sul numero dei componenti, credo che 15 sia già un bel numero, anche perché la nostra Corte Costituzionale, a differenza di altre, penso per esempio alla Corte Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, decide sempre in un unico collegio. In Germania hanno la Corte si divide in due senati che decidono autonomamente. Invece noi decidiamo sempre tutti insieme, c'è una fortissima collegialità nelle nostre decisioni, quindi 15 è un numero limite perché poi è anche difficile discutere in tanti. In ogni caso, se si volesse cambiare qualche cosa sia nell'organizzazione che nelle funzioni della Corte Costituzionale, occorrerebbe modificare la Costituzione, che non è immodificabile. C'è un articolo della Costituzione, l'articolo 138, che prevede un meccanismo di revisione della Costituzione, di riforma della Costituzione, un meccanismo che è stato
attivato frequentemente, che prevede anche l'eventualità di un referendum, la recente riforma costituzionale che poi non è passata perché al referendum confermativo non ha ottenuto la maggioranza necessaria. Quindi una revisione, una modifica della Corte Costituzionale dovrebbe comportare una revisione della Costituzione. Cambiare i compiti, ma io credo che la nostra Corte Costituzionale abbia i tipici compiti delle corti costituzionali e che forse è difficile immaginare l'attribuzione degli altri compiti. Quello che la Corte Costituzionale non ha e che hanno altre corti, per esempio la Corte Costituzionale tedesca, la Corte Costituzionale austriaca, è la possibilità di un accesso diretto alla Corte Costituzionale. In Germania, per esempio, c'è questo rimedio che si chiama, in tedesco, Verfassungsbeschwerde, che è un ricorso che ciascuna persona ha di rivolgersi direttamente alla Corte a tutela del suo diritto. Questo rimedio, che ha delle controindicazioni pratiche notevoli perché si scaricano sulla Corte Costituzionale migliaia e migliaia di ricorsi, però ha anche il vantaggio che a volte pone questioni alla Corte che non arrivano mai dai giudici, che difficilmente arrivano dai giudici. Grandi sentenze della Corte Costituzionale tedesca, per esempio, sono derivate proprio da questo ricorso che si fa in forma molto semplice, molto informale. Questo è un po' rischio perché spesso si fanno errori, quindi non arriva mai alla decisione vera della Corte, non giudicati neanche sì. Però questa è l'unica, perché sulle altre funzioni, io vi ho parlato solo del controllo delle leggi, ma la Corte, per esempio, lavora tantissimo nei confronti di conflitti Stato-Regioni, cioè la Regione che impugna le leggi dello Stato, lo Stato che impugna le leggi delle Regioni, le Regioni e lo Stato che litigano su determinati poteri. Poi decidiamo sui conflitti di attribuzione fra i poteri. Se il Presidente della Repubblica ha un conflitto col governo, il Parlamento, col governo, la decisione è la Corte Costituzionale. E poi un altro potere, che è un conflitto, perché se no poi voi uscite da una lezione sulla Corte Costituzionale non sapete neanche queste cose, non vi ho detto neanche queste cose di fondo. L'altro potere, forse ve lo ricordate, è il giudizio di ammissibilità sui referendum. Quando vengono raccolte le firme per il referendum e si deve dire il referendum, la Corte deve dire se quel referendum si può fare o non si può fare. Perché? Perché la Costituzione pone dei limiti alla possibilità di sottoporre certe questioni al referendum. Per esempio, se venissero raccolte le firme per abolire l'IVA o l'IMU o qualsiasi tassa, ebbene la Corte direbbe di no, perché la Costituzione dice che non si possono fare referendum sulle tasse e è anche la ragione per la quale non si possono fare. Così come non si possono fare sui trattati internazionali e su altre cose. Buongiorno. Prima ha parlato di due casi e mi sembra che in uno dei... e mi sembra che in uno dei due casi che ha detto. E in uno dei due casi che ha detto ha fatto notare questo avanti e indietro tra la Corte Costituzionale e il legislatore, mi sembra per la sensibilità della legge stessa. E volevo chiedere, questa lentezza che c'è nel prendere decisioni effettive, se ha causato, diciamo, dei danni magari a delle famiglie che aspettavano che questa legge venisse inoltrata o modificata, oppure se lei crede che ci sia effettivamente questa lentezza, se sono stati fatti dei rimedi o sono state prese delle decisioni per accorciare i tempi di esecuzione di una decisione
dialogo Corte Costituzionale e legislatore che aggiusta le cose, nel senso che il legislatore dovrebbe fare il suo lavoro, decidere certe cose e la Corte controllare eventualmente se quelle leggi che il legislatore ha fatto sono costituzionali. Poi naturalmente può succedere invece quello che è successo, può essere che il legislatore per tante ragioni non riesca a produrre, a regolare una certa materia, e certamente la lentezza è per sé un disvalore in questi casi, perché lascia sospesa la protezione o la regolazione di aspetti molto importanti della vita delle persone. A volte, raramente, la lentezza può avere il vantaggio che comporta una maggiore ponderazione, una maggiore riflessione, non oltre una certa misura. Questo comunque è uno dei temi che la Corte a volte affronta, cioè la resistenza del legislatore a disciplinare cose che solo lui può disciplinare, e la Corte che deve rincorrere perché per tutelare i diritti che vengono azionati davanti ad essa è necessaria una regolazione che a volte deve in qualche modo fornire in luce, anche se non è il suo lavoro. Comunque, se la sua domanda è se in generale la lentezza di prendere le decisioni è pregiudizievole per i diritti, la risposta è certamente sì, e questo non riguarda soltanto il legislatore ma anche altri settori della nostra vita pubblica, la pubblica amministrazione per esempio. Però ecco, la Corte Costituzionale deciderà nel giro di un anno dal momento in cui arriva la questione, non l'abbiamo decisa, però noi siamo, come diceva quello studioso austriaco di cui raccontavo prima, solo un legislatore negativo, no? Cioè noi possiamo dire solo di no, non va bene, ma non è che possiamo dire bisognerebbe fare così. Cioè a volte dicendo un no, come dire, ricostruiamo alla rovescia una regola positiva, però questo dipende anche da come la stessa legge è conformata. Buongiorno, volevo chiederle, è mai stata sottoposta alla vostra corte la costituzionalità dell'alternanza scuola-lavoro nella riforma della buona scuola? Se sì, aspetto una sua risposta, in caso negativo le chiedo se è possibile per noi studenti, o meglio studenti consapevoli, di rivolgerci a un giudice e chiedere se di fatto è possibile portare questa causa alla Corte e dunque vedere che cosa si può fare, oppure se noi possiamo fare un referendum o qualcosa del genere per chiedere se è possibile la sua abrogazione. Allora, la riforma cosiddetta della buona scuola è arrivata in varie occasioni all'esame della Corte, anche se devo dire che la Corte se ne è occupata soltanto nei termini nei quali la questione era stata sottoposta ad essa, che erano principalmente termini di carattere formale, perché si trattava della cosiddetta riforma della buona scuola, è contenuta in un decreto legislativo, cioè in un decreto delegato dal Parlamento al Governo, e la questione che c'era stata sottoposta riguardava in particolare il rispetto da parte del Governo dei limiti che gli aveva posto il Parlamento, diciamo così, un po' in sintesi, e poi altre questioni ma sostanzialmente marginali, non in profondo, mi pare, del rapporto dell'alternanza scuola-lavoro. Allora, la sua domanda si articola in due parti. Cosa possiamo fare? Come possiamo far arrivare questa questione alla Corte Costituzionale? Cosa comunque possiamo fare per la Corte Costituzionale? Per arrivare alla Corte Costituzionale, ve l'ho detto, l'unico sistema è rivolgersi a un giudice, cioè promuovere una causa davanti a un giudice. Sarà il giudice che deve applicare la legge, che deve porsi il problema se quella legge sia o meno costituzionale e eventualmente coinvolgere la Corte. Ma il giudice non ha nessun obbligo, se anche la parte, il ricorrente, l'attore,
giudizio civile, chiede al giudice di sollevare la questione alla Corte Costituzionale, il giudice non ha nessun obbligo di farlo. Il giudice è del tutto libero nella sua scelta, che deve essere condizionato solo da queste due, da questi due requisiti. Uno, deve essere per forza una norma che si deve applicare in quel giudizio, quindi il giudice non può sollevare la questione su una norma della quale può fare a meno nel suo giudizio, deve essere una norma rilevante e poi deve avere il dubbio che effettivamente quella norma presenti profili di incostituzionalità. Se lui ritiene che sussistano questi due presupposti, ferma il processo e porta la questione alla Corte. E la prima cosa che la Corte fa è controllare che ci siano queste due cose, se non ci sono, non entra neanche nel merito. Quindi, se voi avete, come dire, se l'aspirazione è quella di portare una certa norma alla Corte Costituzionale, l'unico modo è bastire una causa davanti a un giudice e proporre al giudice, sollecitare il giudice a proporre la questione di costituzionale. L'altra cosa è la cosa possiamo fare noi, raccogliere le firme. Certo, il referendum sulla qualsiasi atto avente forza di legge, tranne quelli per i quali c'è un divieto costituzionale, è sempre ammissibile, si tratta di raccogliere le firme, poi quelle firme vengono controllate dal punto di vista della regolarità formale dalla Corte di Cassazione e quindi c'è il giudizio di ammissibilità del referendum da parte della Corte Costituzionale, la quale Corte considera sia il problema che vi ho detto prima, cioè il fatto che quelle leggi non ricadano in quegli ambiti nei quali non è ammesso il referendum, quindi tributi, trattati internazionali, ma poi controllando un'altra cosa, molti giudizi di ammissibilità sono poi finiti male per le proposte referendarie e tutto questo. Controlla che ci sia coerenza nel quesito, cioè che il quesito si presenti come una domanda coerente e che sia chiara, cioè perché in modo tale che la volontà di chi poi va a esprimere il suo voto referendario sia univoca, chiara. Se ci sono quesiti ambigui dove tu rispondi sì o no, ma non si sa bene se poi come deve essere interpretato il tuo sì o il tuo no, questi la Corte non li ammette. Così come non ammette l'eliminazione di leggi la cui assenza determina un'impossibilità di funzionamento dello Stato. Quindi la Corte ha interpretato in maniera abbastanza ampia il suo potere, il giudizio di ammissibilità del referendum. Possa investire il tema che mi ha sottoposto del rapporto alternanza scuola di ammissibilità del referendum. Sì, a tal proposito volevo appunto chiederle che cosa ne pensava anche lei. Non è l'alternanza scuola-lavoro, il lavoro di per sé contrario, quasi adesivo al diritto dello studio, perché comunque si viene a scuola per studiare. Lei mi chiede un giudizio molto soggettivo e avete addirittura costretto a far sollevare la questione, sarebbe l'ultimo che io non dicessi niente, però siccome ho fatto per tanti anni di insegnante all'università, io ho fatto anche il rettore di un'università e quindi ho molto presente questo tema, questo rapporto della relazione scuola-lavoro, credo invece che sia una cosa molto importante. Poi potrà essere regolata in tanti modi, ma credo che il contatto con il mondo del lavoro e la presenza del mondo del lavoro nella scuola e della scuola, il legame che sia assolutamente vitale e essenziale. Forse, no, forse l'ha bevuto, lei ha alcuni problemi delicati sui quali non voglio entrare, cioè il fatto che si va a scuola per imparare, non per lavorare, tutte queste cose, e qui ha perfettamente ragione. Però io le dico che il contatto fra la scuola e il mondo del lavoro è un aspetto assolutamente vitale della formazione come io la immagino. Se posso porre un'ultima domanda, volevo chiedere
è possibile che alcuni mandamenti approvati dall'Unione Europea possano entrare in contrasto con la Costituzione italiana? Allora, è un grande tema questo su quale fra l'altro mi interessa la nozza, quindi è uno di quelli che studio da più tempo. Detto questo, rispondo proprio puntualmente alla sua domanda. È possibile? È possibile che una disciplina europea, il diritto europeo ha, come dire, la gode di una condizione di priorità, cioè nel contrasto fra il diritto normale, ordinario, italiano, quello europeo, prevale quello europeo, e il giudice che lo deve applicare deve disapplicare quello nazionale. Questo può determinarsi, questo può porre problemi anche con la Costituzione. La Corte Costituzionale ha detto, l'ha detto già da molti anni, ma la cosa sta diventando sempre più interessante ed attuale, che comunque il diritto europeo, e non solo quello europeo, ma anche il diritto internazionale, non può porsi in contrasto con quei valori supremi e con i diritti inviolabili della Costituzione. E che qualora ci si trovasse in una situazione di contrasto di questo tipo, noi, Corte Costituzionale, dovremmo applicare una misura che chiamiamo convenzionalmente il controlimite. Cioè dovremmo dire no, qui ti fermi il diritto europeo perché qui tu incidi su questo nucleo di valori supremi, su questi diritti che per me sono intangibili, che sono nella nostra Costituzione. Questo ha detto la Corte Costituzionale italiana, non li ha mai applicati, in un caso fu molto recente dove una regola annunciata dalla Corte di Giustizia europea rischiava, secondo noi, di andare contro un valore essenziale della nostra Costituzione, quindi noi avremmo dovuto applicare il controllo di giudizio. Abbiamo però pensato che era meglio dialogare prima con la Corte Europea e anziché applicare i controlli, abbiamo detto, ci siamo rivolti alla Corte Europea e abbiamo detto: ma tu, Corte Europea, intendevi proprio questo? Perché se intendevi proprio questo, allora io devo applicare i controlli. E la Corte Europea ha detto: intendevo quello, ma è evidente che quello non può andare contro quei nostri valori, e quindi il dialogo è finito molto bene, e anzi è un dialogo che ha avuto anche un certo riscontro. Abbiamo riscontro in Europa, bene, mi pare che siamo arrivati a... Scusi, io avevo una domanda. Buongiorno, professoressa De Trentis, dunque, cosa ne pensa della sentenza del 1963? Che concesse alle donne di accedere alla magistratura e qual è il ruolo delle tre donne nella Corte Costituzionale? Grazie. Grazie per questa domanda. Allora, della sentenza penso tutto il bene possibile, come potete immaginarvi. E semmai la Bologna era che nel 1963 ancora una legge vietasse alle donne di accedere al concorso di magistratura, però poi la realtà si è indicata e oggi il concorso di magistratura lo occupano molto più le donne che gli uomini. Nei gradi iniziali della magistratura la presenza femminile è di gran lunga superiore a quella massima. Alla Corte Costituzionale su 105 giudici, mi pare, della sua storia, ci sono state in tutto 5 donne e 3 sono sedute adesso nella Corte, quindi prima ce ne sono state altre 2. La prima fu nominata dal Presidente della Repubblica, la giudice Fernanda Conti, fu la prima donna giudice della Corte Costituzionale negli anni 90, se non ricordo esattamente l'anno, poi fu nominata alla scadenza del suo mandato una seconda, quindi una terza, che è sempre stata, sempre sole stavano queste donne poverine alla Corte, poi quando il Presidente Napolitano ha nominato me, mi sono aggiunta alla giudice che già c'era, ed eravamo 2, già confortevole credo, e quasi subito il Parlamento per la prima volta è una donna, e quindi adesso sediamo 3. Avete in tutti i collegi una varietà di presenza anche di genere, solo un elemento di arricchimento, quindi è certamente una buona cosa. Poi siamo tutte donne che sono comunque giuriste, che hanno i requisiti tecnici previsti dalla Costituzione.
questo non ci differenziamo dai nostri giovani uomini, però ce lo portiamo, perché